Ci sono. Buonasera, amici cripto investitori, e ben ritrovati a tutti quanti. Vi ho spaventato, avete detto adesso inizia a parlare e non lo sentiamo. No, c'erano un po' di aggiornamenti, ho dovuto riconfigurare tutti gli ingressi, le uscite, audio, video, un casino incredibile. Vabbè, ve lo risparmio. E a proposito di casino incredibile, di configurazioni, aggiornamenti, l'argomento di oggi avrete seguito, no? Tutto il dibattito, tutto ieri, non so. Se stavate farmando, magari in leverage farming vi siete un po' spaventati, è la questione Solana che ha avuto un grave problema tecnico, ammettiamolo, diciamolo. E oggi ovviamente ne parliamo, andiamo a vedere che cosa è successo e cerchiamo di fare una riflessione a riguardo perché si è scatenato un putiferio, no? Da un lato c'era chi diceva che ha una chain spacciata, che non serve più a niente perché non riesce a garantire quello che deve fare, chi dice è centralizzata perché è stata spenta. Ecco, cerchiamo di capire esattamente che cos'è successo, perché fare chiarezza su un fatto del genere è importante, no? Per capire cosa stiamo facendo, che chain stiamo utilizzando e quali sono poi le sue prospettive. Questo ovviamente sarà il primissimo argomento del giorno. Non ho fatto neanche in tempo ad aprire gli altri, adesso li apro, faccio un po' di multitasking e li apro mentre vi faccio l'intro. Bitcoin nel frattempo sta reagendo molto bene, si sta, come dire, sostenendo sulla zona 44-45 mila, quella di range low che avevamo identificato anche le scorse volte, se vi ricordate, questo livello di supporto, ed è bene che tenga, perché questo livello di supporto sta tenendo in piedi una struttura importante. Vi ricordate le due alternative, no? I due scenari possibili? Il primo è il mantenimento di questa struttura, la rottura di quest'ultima resistenza e il ritorno nella zona del top, cosa che abbiamo provato a fare, ma purtroppo con un falso breakout, cosa che ci ha un attimino ostacolato. Mentre la seconda possibilità, la seconda alternativa, è quella, ahimè, di compromettere la struttura, quindi di perderla, di romperla e ufficializzare di conseguenza un lower high. Queste sono le due possibilità principali. Poi, chiaro, c'è anche la possibilità di rimanere all'interno di questo range a vita, però credo sia la meno probabile, ok? Visto che comunque siamo in una situazione in cui i volumi, guardate, sono in contrazione, siamo in una fase compressiva, no? Le fasi compressive tendenzialmente durano per un periodo limitato e fanno una sorta di, non so come definirla, accumulazione di tensione, no? È come un elastico che viene tirato, 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 poi quando rompi una delle due estremità, pam, parte completamente. Ed è ciò che accade, perché durante le fasi compressive il mercato accumula liquidità ai due lati, in questo caso ai due lati del range, qua è stata esploitata, diciamo, la liquidità sfruttata, è stata fatta saltare apposta per filare degli short, infatti guardate poi il dampone che c'è stato, ma poi la cosa positiva è che anche da questa parte, vedete, la liquidità ha retto e sono state fillate posizioni dalla parte opposta. Quindi c'è molto molto equilibrio e il risultato finale verso il quale l'equilibrio si romperà sarà determinante poi per la prossima mossa di Bitcoin, e direi che è decisamente importante perché, insomma, se la prossima mossa dovesse essere bullish, andiamo incontro a uno scenario di un certo tipo. Ne parliamo bene dopo perché adesso non è mia intenzione parlare solo di grafici, come al solito. Andiamo a vedere un po' di notizie che mi dovrò anche ricordare perché, vi ripeto, non le ho recuperate tutte. Aspettate che vado a recuperare quella di Solana, però, che è la prima perché è quella più importante del giorno. Poi mi raccomando, voi siate carichi in chat perché sarete i protagonisti della seconda parte e, come promesso, facciamo un ritaglino di analisi on-chain. Vi ho fatto una promessa, una novità che d'ora in poi, durante le live, spendiamo due parole sull'analisi on-chain perché molti di voi sono interessati, a molti di voi piace, e quindi mi sembra giusto non parlare soltanto di grafici e analisi tecnica, ma fare anche analisi on-chain, che di fatto è veramente un settore analitico importante e assolutamente valido ed esclusivo degli asset crypto, proprio per il motivo
per un motivo strutturale, ecco. Allora, iniziamo subito, controllo un attimo, scusate in maniera volante che vada tutto bene audio e video, mi sembra di sì, oggi va così. E, allora, parliamo di Solana, vediamo se ce la facciamo. Allora, che cos'è accaduto? È accaduto che ieri, per un certo periodo di tempo, una decina di ore, quindi per tanto tempo, in realtà la chain era ferma, è stata paralizzata. Per quale ragione? La ragione è che ha ricevuto un sovraccarico di transazioni. In che modo? Come mai? Cos'è successo? C'era una vendita iniziale di un token ieri, un IDO di Grape Protocol, che era un token apparentemente abbastanza ipato, un social token, una piattaforma che magari esploreremo in futuro. E c'erano alcuni bot che erano stati impostati per fare front running delle altre offerte. In sostanza, se qualcuno fa un certo tipo di offerta, il bot va lì per andarsela a mangiare. Immaginatevi, per avere un'idea di su come può funzionare, immaginatevi su un order book, no? Di acquisti e vendite. Voi mettete un limit order a un certo prezzo che magari è il prezzo più conveniente, quindi il primo limit order fillato sarebbe il vostro. Un bot che fa front running vi mette subito un ordine a un centesimo in più di voi. Voi lo spostate su, lui lo mette ancora più su, un centesimo in più di voi, e così via. Questo è il concetto di front running spiegato in maniera veramente terra terra, semplicissima. Quello che è accaduto su Solana è stato che questi bot hanno iniziato a spammare tantissime transazioni. Sapete, Solana sì, dovrebbe sostenere un throughput elevato, in realtà anche in passato qualche problemino tecnico ad alti throughput ce l'ha avuto, però ha sempre cercato di migliorare la sua struttura per reggere, anche perché l'elevato throughput è il suo selling point, cioè è il suo perché. Cos'è accaduto? È arrivato a 400.000 transazioni al secondo durante il picco. Un numero così elevato di transazioni è andato a sovraccaricare completamente la chain, i nodi validatori, e si sono creati in sostanza dei vari fork della chain che non riusciva più a produrre blocchi, si è paralizzata. E allora qual è stata la conseguenza? La conseguenza è che non vengono prodotti nuovi blocchi, il che vuol dire che le transazioni non vengono finalizzate, è tutto congelato, paralizzato. Di conseguenza hanno iniziato a controllare, a lavorarci la Solana Foundation, gli ingegneri, i validatori, e hanno visto, hanno rilevato questo problema, hanno detto bene, adesso cosa facciamo? La priorità deve essere far ritornare in piedi la chain, far ritornare operativa la chain, anche perché immaginatevi le conseguenze, no, che ci possono essere. Se durante questo periodo di stallo il mercato crolla, ad esempio, e Sol, che ne so, fa meno 50%, i vari token fanno meno 50% sulle piattaforme di DeFi, ci sono magari dei debiti attivi sulle piattaforme di DeFi, e nel momento della riattivazione partono liquidazioni a catena, c'è addirittura il rischio di insolvenza delle piattaforme, nella peggiore delle ipotesi. Quindi c'è stato un rischio veramente importante, veramente elevato. Cosa che fortunatamente non è accaduta, o comunque è accaduta in maniera estremamente contenuta, anche perché il mercato non ha reagito particolarmente con violenza, ecco. In ogni caso, quello che è accaduto è stato questa paralisi della rete, e in seguito trovare una soluzione è significato dover riavviare tutti i nodi validatori e aggiornare il client dei nodi validatori a una nuova versione, perché il problema era nel client dei validatori. Il client è un programma, un software che il validatore deve tenere sempre attivo per appunto continuare a produrre blocchi e a validare la chain. Questo software aveva dei bug, un bug che ha fatto sì che accadesse ciò che è accaduto. Quindi è accaduto su tutti i validatori. I validatori sono rimasti offline, o meglio, non su tutti, su quelli che avevano meno RAM degli altri, però sulla maggioranza. Sono rimasti offline e di conseguenza non c'era il minimo di validatori necessario al fine di portare avanti la validazione della chain e la chain stessa. Quindi quello che è accaduto non è, come erroneamente a volte si legge, che hanno spento la blockchain, hanno spento il sistema, perché in realtà non è che è arrivato il signor Solana e ha spento tutto e ha riavviato tutto. No, quello che è accaduto è che è crashata la chain, ok? È grave, è comunque una cosa grave, non voglio dire che è roba da niente, è una cosa grave, ma non c'entra con la centralizzazione, ok? Non è un errore dire è una chain centralizzata,
attualizzata perché l'hanno spenta, in realtà non c'entra nulla. È crashata, di conseguenza i validatori per reagire hanno dovuto aggiornare il loro client e poi ci è voluto molto tempo proprio perché sono un migliaio i validatori su Solana e si sono dovuti coordinare tutti insieme per fare l'aggiornamento e il riavvio della loro macchina e ci è voluta una decina di ore circa. Il tempo tutto sommato non è stato neanche esageratamente lungo, è vero, è un disservizio notevole ed è grave, ripeto, però comunque c'è stata molta reattività e molta coordinazione tra i vari validatori. Quindi che dire? Beh, sicuramente Solana non è mai brillata per decentralizzazione, perché il suo, cioè, 1000 validatori con requisiti hardware molto importanti, quindi molti sono su dei VPS, su dei cloud center, è un problema comune comunque a molte blockchain proof of stake o di POS o simili, che il nodo validatore sia, non è che uno ha un computer a casa che fa da nodo validatore, è raro che sia così, sono poche le chain che lo permettono, perché comunque i requisiti hardware spesso sono molto elevati. Detto questo, non avrà mai la decentralizzazione di Ethereum o di Ethereum 2.0, che ha proprio come scopo di permettere a chiunque potenzialmente di far da validatore, a patto che abbia 32 Ether, chiaramente, e quindi questa è una cosa. Sul tema della sicurezza del servizio, allora, è una beta, di fatto, se voi andate a vedere è chiamata Mainnet Beta proprio per quello, perché di fatto è una tecnologia molto nuova. I problemi accadono, adesso io non voglio far finta di niente, dire non è successo niente, non era grave, era comunque grave, ma l'importante credo sia minimizzare i danni, contenere i danni e partire risolvendo il problema, meglio adesso che quando ci saranno 1 miliardo di utenti. Comunque Solana in quest'ultimo periodo è stata esposta a uno stress test molto importante e sono questi i momenti, no, in cui saltano fuori i problemi spesso, perché è difficile andarli a identificare prima, cioè ci sono le hackathon, comunque ci sono le bounty su chi riesce a trovare problemi del genere, come su tutte le altre chain, ma spesso e volentieri nelle chain i problemi saltano fuori nel momento in cui si verificano condizioni che difficilmente poi sono prevedibili, ecco. In questo caso, che dire, 400.000 transazioni al secondo probabilmente non erano state neanche valutate. È vero, magari poteva esserci qualche accorgimento in più per evitare una falla di questo tipo, non lo so, io sicuramente ne so meno dei programmatori che lavorano a Solana e non mi permetto ovviamente di giudicare, quindi io guardo, osservo quello che fanno, secondo me se la sono cavata discretamente bene per recuperare come disaster recovery da questo problema, vediamo, io continuerò a seguire quello che fanno e... Ripeto, per me non cambia molto rispetto a prima, ecco la mia opinione. Problemi anche su altre chain ce ne sono sempre state, adesso dico una cosa estremizzando, non me ne voglia, non è minimamente paragonabile, lo so, però anche nel periodo in cui su Bitcoin è crollata l'hash rate, su Bitcoin c'è stato un blocco ogni 3 ore, ogni 2 ore per un certo periodo. È un disservizio anche quello. È vero, Bitcoin è fatto così, non ha avuto bug, non ha avuto problemi. Però si parla sempre di disservizi. Su Ethereum in passato ci sono stati disservizi. Insomma, sono cose che possono succedere. L'importante è che non siano problemi irreversibili, vengano gestiti bene e che non si verifichino più, chiaramente. Vediamo cosa accadrà. Io come sempre vi chiedo anche la vostra opinione, magari se c'è qualcuno più tecnico di me, ovviamente, che può aggiungere qualche dettaglio, può dire la sua, è assolutamente benvenuto. Adesso andiamo oltre perché altrimenti parlo soltanto di Solana. Volevo segnalarvi, ecco, c'è stata e c'è ancora in realtà, secondo me anche se sta volgendo al termine, il community farming su Apollo DAO. Non so se avete visto qua, passiamo al mondo Terra. Mondo Terra che è sempre in crescita, lo sto sempre seguendo, utilizzando, lo sapete. Apollo DAO è un autocompounder che funziona come tutti gli autocompounder, quindi si appoggia ad altri pool di liquidità, in particolare a Anchor, Mirror e Pylon in questo caso. Si va a depositare prendiamo un esempio, un M-Asset e UST, questo è il long farming, no? Sono i pool da long farming, si può andare a depositare o il token LP,
direttamente, oppure molto comodo, da qui si può anche depositare UST direttamente in Apollo DAO e lui farma su questo pool e fa auto compounding sul pool, quindi va a incrementare la liquidità. Simile a Spectrum Protocol, però va a fare auto compounding anche direttamente in UST, è un pelino più efficiente, ho letto. In ogni caso, attenzione, perché anche se depositate solo UST siete esposti a entrambi gli asset, ricordatevi questa cosa. Quando poi uscite e ritornate in UST, se ad esempio MAMC è dumpato, voi avrete meno, attenzione, questo è importante. La cosa che vi volevo segnalare, al di là di Apollo DAO, che è interessante, lo sto seguendo, non lo sto ancora utilizzando, ma lo sto seguendo con molto interesse, è questo Community Farming Event. Community Farming, che in realtà questo, cioè, ci sto partecipando, è l'utilizzo di Apollo DAO anziché ricevendo poi le reward in token LP, che è la normalità, li si riceve in token Apollo, che sarà il token di Apollo DAO per l'appunto. E come funziona? Allora, è prezzato a 25 centesimi adesso in questo evento iniziale, si distribuiranno 3 milioni di token Apollo e fin tanto che ci sono token distribuibili, quindi dipende dalla liquidità totale che viene utilizzata in questo farming, si va avanti, termina all'erogazione del 3 milionesimo token Apollo, che è il 3% della supply, mi pare, all'incirca. Avevo letto i documenti. Comunque, l'APR stimato con un prezzo ovviamente di 25 centesimi è questo. Alla fine del farming, metà dei token Apollo sono liberi da subito, svincolati, mentre l'altra metà viene svincolata un po' alla volta nel corso di un anno. Quindi attenzione, c'è il lock dei token fino ad un anno. Mi raccomando, tenetelo in considerazione, non si può dumpare tutto al giorno 1. Qui c'è una data di fine stimata che è per domani e insomma, visto l'andamento, direi che è abbastanza corretta. L'ultima cosa, visto che probabilmente ve lo domanderete se ci andate a vedere, se voi andate a guardare nei vari pool adesso i dati, vedete performance fee del 100%. Il motivo è che, come vi dicevo, in questo periodo di community farming non ricevete la ricompensa in liquidità ma in Apollo, ok? Quindi non è composta da entrambe le cose, purtroppo, ma la reward è in Apollo e quindi voi state farmando Apollo, vi deve interessare farmare Apollo, altrimenti aspettate che termini il community farming e basta, e domani o dopodomani, quando terminerà, potrete continuare a farmare così. Poi, dunque, di altre cose importanti, dunque, eccola, ok, Curve, vi volevo far vedere anche questo. Allora, Arbitrum, ieri abbiamo parlato di Arbitrum e sono contento che vi sia piaciuto, perché effettivamente è un po' il nuovo layer 2 di Ethereum ed è probabilmente quello che verrà più utilizzato. Più di Optimism, mi aspetto. Abbiamo parlato ieri un po' bene di cos'è un layer 2, differenza tra Polygon e Arbitrum, layer 2 sidechain, un po' di robe tecniche che magari non vi interessano neanche, ma sono rimasto in superficie proprio per non annoiarvi. Allora, la cosa nuova è innanzitutto che hanno aggiunto questo pool che deve ancora nascere, immagino, perché ci sono ancora $3,000 di volume, che è WBTC e RemBTC. Stanno arrivando un po' tutti i principali pool di Curve e la cosa mi piace perché Curve è una delle mie piattaforme DeFi preferite in assoluto, e è stato valorizzato l'APY della 3 Crypto, che è il pool a 3 crypto differenti, quindi è la nuova categoria di pool di Curve, no? Era nato come pool a asset equivalenti, poi è stato aggiunto il 3 Crypto, che invece sono asset non, cioè, con impermanent loss, un po' tipo balancer per capirci, e l'APY è galattico, 343% al momento, ma sappiate che è soggetto a variazione perché questo è il primo giorno in cui è valorizzato e quindi sicuramente poi la liquidità aumenterà, i volumi cambieranno, insomma non prendetelo per definitivo, ovviamente. Assolutamente adesso è un periodo buono per farmare su Arbitrum, perché oggi dovrebbe esserci la votazione delle reward in CRV, quelle che di solito trovate qua, non so se avete già smanettato, se siete pratici con Curve. In sostanza loro settimanalmente, mi pare bisettimanalmente, fanno la DAO, la Curve DAO fa la votazione,
E in sostanza va a decidere il peso del, hanno un pool di token CRV da distribuire come liquidity mining, come incentivi, e vanno a votare sul peso che c'è da dare a ogni singolo pool, no? Al fine di incentivarli. E quindi alla prossima votazione, che dovrebbe essere oggi, se non ricordo male, andranno a decidere quanto andare a pesare questi nuovi pool su Arbitrum. E quindi ci sarà, secondo me, un incentivo da non sottovalutare. Niente, io volevo provare, solo che mi fa saltare di nuovo su Ethereum, va bene, facciamolo, tac, solo per farvi vedere che è diviso così, no? Per chi non è pratico dell'interfaccia di Curve, c'è l'APY di base, che è quello determinato da liquidità e volumi, no? Io do liquidità a Curve, i trader swappano le chain all'interno di questo pool, io guadagno una parte delle fee che pagano, è bassissima perché su Curve c'è lo 0,04% di fee. Oltre la gas fee, ovviamente, quindi vabbè. Però la gas fee non viene a noi, non viene in tasca a noi liquidity provider, e in più, vedete, c'è la rewards APY, che è quella in CRV, che viene definita, ripeto, ogni votazione si definisce il peso da dare, quanti CRV andare a distribuire su ogni pool. E quindi, che dire, secondo me, ripeto, è un bel periodo per Arbitrum, ma non a caso ho fatto il video ieri, perché vale la pena conoscerlo. Vi ho anche spiegato tutti gli step pratici, perché molti di voi me li hanno chiesti, vi avete detto giustamente, faccio un tutorial dove spieghi passo passo, fai anche un recap di MetaMask, eccetera, e allora io ho detto molto, molto più che volentieri. Tra l'altro vorrei continuare proprio sull'onda dei tutorial per i video non live, ok? Quindi i video che non sono, cioè al di là di questi nostri appuntamenti settimanali, e domani pensavo di rifare il tutorial di MetaMask anche in vista di tutte le novità che ci sono state, no? Di spiegare un po' tutto come funziona MetaMask dalla A alla Z per chi parte da zero e vuole iniziare a smanettare un po' con la DeFi. Io mi rendo conto che il mio tutorial di MetaMask è molto datato, almeno 3 anni, e quindi è il momento di rifarlo. Comunque sapete che ogni feedback è molto molto ben accetto. Ultimamente mi avete chiesto tutti Algorand, quindi la prossima settimana arriverà Algorand. Voglio trattare tutte le chain, tutti i layer one. Quello è il mio prossimo obiettivo. Poi, allora, vabbè, qui c'è tutto il pippozzo tecnico su Solana, se vi interessa, vabbè, basta che andate a dare un'occhiatina a Twitter, trovate di tutto e di più. Un po' di analisi on-chain, ok? Cosa ne dite? Poi passo la parola a voi. Quanto siamo? Siamo già 25 minuti, che sennò inizio a parlare troppo. Allora, la prima cosa che volevo evidenziare da un punto di vista on-chain è come su Bitcoin, guardate, ci sono delle zone di accumulazione vicine al prezzo attuale, sto guardando l'intorno del prezzo attuale, tra i 43, 44 e 46 mila dollari. Soprattutto se guardiamo i volumi, si abbassa anche fino a 42.500, quindi questa zona è una zona abbastanza di accumulazione. E la cosa che mi incuriosisce è che comunque queste zone di accumulazione, guardate come vanno a corrispondere alla zona bassa poi di questo di questo range low. Cioè spesso combinare queste tipologie di analisi, quindi vedere di fatto on chain quante accumulazioni ci sono state e sul grafico dove ci sono questi spike di liquidità, cioè sembra veramente che durante questo spike di liquidità a ribasso molti abbiano accumulato, ok? E quindi è interessante, è curioso vedere come si sovrappone, va a rinforzare in qualche modo quello che è il livello di supporto che si trova proprio qui, 42-45, che è sotto al cluster di prezzo effettivo. È questa zona di pesca della liquidità, molto interessante. Era lo stesso ragionamento che su più larga scala, se vi ricordate, avevamo fatto sui 30.000. I 30.000 sono un livello di prezzo, lo avevamo sempre visto qui, aspettate che ve lo vado a mostrare, ma non è in questo grafico, ma mi sa che è qua sotto, negli output non spesi, le cosiddette HODL waves, no? Quelle che fanno vedere per quanto tempo, eccole, che fanno vedere per quanto tempo sono detenuti i bitcoin
cioè, per quanto tempo le persone detengono una certa quantità di Bitcoin. Fa vedere che se c'è un andamento crescente, magari gli holder di lunga data sono in aumento e così via. Ed era curioso guardare, chiaramente guardando l'ultimo periodo non ha senso guardare tutta la storia, era curioso vedere come c'è stato in sostanza un incremento degli holder proprio a partire dal prezzo dei $30,000. Vi ricordate? Vedete che qua iniziano a decrementare gli holder di nuova data in favore di quelli di lunga data. L'area che ne aveva risentito maggiormente, vedete, credo che riusciate a vedere un po' bene il grafico, ma è questa qua al centro, quel giallino, che vedete che è in aumento, in crescita, proprio a partire da questo periodo storico. E il che significa, visto che comunque è un intervallo 6-12 mesi, che gli holder di 6-12 mesi prima crescono, no? E quindi fa capire che il prezzo più o meno al quale hanno acquistato e al quale stanno detenendo è proprio l'intorno dei 30.000. Avevamo fatto un ragionamento di questo tipo un po' di live fa ed era stato molto curioso. Poi, dunque, ecco, quest'altra piattaforma di un analytics, io ve la consiglio, questa è Into the Block, che secondo me la conoscete già, altrimenti vabbè c'è il link nella descrizione del video su YouTube. Quest'altra, che è gratuita tra l'altro, questa è una, come si può definire, una piattaforma di analisi dati dove si può proprio scrivere le query anche o utilizzare le query già esistenti, che è quello che faccio io perché non credo di essere in grado di scrivere le query. Allora io volevo andare a vedere quanti ether vengono bruciati, però dunque vediamo se lo trovo qua. L'altra query interessante era questa sui bridge, no? Che fa vedere i layer 2, cioè le blockchain dalle quali si esce da Ethereum verso di loro tramite i ponti, per far capire un po' il tasso di utilizzo, no? Il tasso di esodo da Ethereum ad altre chain. Ed è interessante vedere come, dov'è Arbitrum, guardate, PAM ha avuto uno spike e al momento è secondo solo a Solana, perché l'altro era, gli altri principali, solo a Polygon, mentre, no, questa è Solana, no, ok, scusate, sì, Polygon, Solana è più piccola, secondo solo a Polygon, mentre le altre, tra cui, vedete, le Harmony, Phantom, Avalanche, eccetera, sono meno, cioè, da Ethereum ci si salta meno, questo è quello che dice questo grafico e questa dashboard. Vedete, Polygon, poi Arbitrum e Avalanche sono la top 3, poi Solana, Phantom, eccetera, eccetera, eccetera. Sono interessanti questa piattaforma per chi di voi magari è anche un po' più smanettone. Io so che si può andare, ad esempio, se io clicco su uno di questi grafici, si può addirittura, vedete, modificare la query. Il linguaggio è SQL, mi pare, il classico SQL. Però non so quali sono i riferimenti, non ci ho mai sbattuto la testa, lo ammetto. Se no probabilmente ci starei giorno e notte per capirlo. Ok, vediamo i P1559, perché l'altra cosa che vi volevo dire è che abbiamo raggiunto, vediamo se ho scelto la dashboard giusta, abbiamo raggiunto un livello di burn di Ether dal London Hard Fork in poi pari a $1 miliardo. Allora no, qua c'è un casino incredibile, ma non c'è l'unica caratteristica che mi interessava, che era il controvalore in dollari, o almeno non la vedo. E niente, comunque questo è quello che vi volevo dire. Abbiamo bruciato $1 miliardo di Ethereum, che non vuol dire che Ethereum è deflazionario, mi raccomando. È stato deflazionario in alcuni blocchi, come potete vedere. Questo fa vedere un po' cioè ora per ora sia stato deflazionario o inflazionario. Nei periodi di particolare spike di attività dovuto agli NFT è stato deflazionario, però chiaramente non è ancora abbastanza. A proposito, in uno dei prossimi video vorrei parlare anche del merge di Ethereum, che è una cosa che avverrà, presumo, a inizio 2022. La prima data proposta è quella, poi sicuramente slitterà, però vale la pena conoscerlo, perché insomma è il passaggio definitivo a Proof of Stake. Non so chi di voi lo sapeva, ma è più vicino di quanto si creda, ok? Comunque questo è quanto. Adesso direi che è il momento di passare la parola a voi. Spero di avervi incuriosito anche con questo Dune Analytics, perché andateci a dare un occhio se seguite il mondo Ethereum, eccetera, e vi piace l'analisi on-chain.
C'è veramente, veramente un sacco di roba utile, tutto gratuito, tra l'altro, non ho neanche creato un account, guardate, non sono neanche signed in e basta. Quindi questo è tutto. Parola a voi, amici miei, tac. Bene, partiamo dal fondo. Come faccio a fare il bonifico su Binance? Non si può, non se può per il momento. Devono ancora riattivarlo. Devono ancora riattivarlo. Watchtheburn.com. Sì, è vero, lì c'è watchtheburn.com. Lì c'è una piccola dashboard sull'AP1559, ma in realtà io ne avevo vista una un po' più bella qua su Dune Analytics, non così incasinata, vi dico la sincera verità, ma c'erano tutti i dati che servivano. E qua si fa vedere un po' in tempo reale. No, eccolo qua, guardate, 1 miliardo e 51 milioni di dollari. Bene, grande, forza. E non fa vedere il tasso, no, non fa vedere il tasso di inflazione, però la riduzione netta dell'emissione è del 50%, cioè notevole sulla tokenomics di Ethereum l'impatto. Comunque, torniamo a noi, non divaghiamo, non divaghiamo. Poi dunque, Bitsgap, considerando la quota mensile da 19,90 euro, quale cifra consigli come minimo per rientrare nella spesa? Ovviamente va in base alle performance. Chiedo un consiglio in base alla tua esperienza. Guarda, dipende da quanto capitale usi in realtà, perché i vari, come si chiamano, i vari abbonamenti hanno un limite massimo di capitale. Se hai un capitale ridotto, fai l'abbonamento meno costoso, oppure se hai un capitale più alto, fai quello più costoso. Di solito si recupera abbastanza in fretta. Tra l'altro, giusto oggi avevo parlato così su Telegram per incuriosirvi un po', stavo giocando con Bitsgap con i token Bull e Bear. Tra l'altro mi sono confrontato con un altro amico della community che mi ha detto che anche lui lo sta facendo e si trova bene, proprio perché hanno una volatilità importante e insomma Bitsgap gode abbastanza con la volatilità. Ho giocato con quello di Cardano, ADA Bull, tra l'altro Bull, perché comunque Cardano è abbastanza in hype in questo periodo. Ho detto: ma sì, dai, proviamo così a vedere i rendimenti e per ora sono contento. Poi, allora, andiamo un attimo su un bel tutorial su FTX, soprattutto l'impostazione dei vari tipi di ordini e i leverage move token. Guardi, io quelli sinceramente non li consiglio tanto perché sono complicati da gestire. Io, Luke, ne ho parlato con te oggi. Grande, un saluto allora a te, grazie per le dritte, che è stato interessante. Una cosa più pratica rispetto a quello fatto l'anno scorso, se non ricordo male. Quello indubbiamente lo farò, un altro tutorial su FTX, quello sì. Si puoi personalizzare tutto su Dune Analytics, è una figata pazzesca Dune Analytics. Assolutamente sì. Dunque, c'è anche il referral, dove? Su Dune Analytics no, non ho neanche un profilo, non ho nessun tipo di profilo. Sailor Moon si compra tutto, poveri noi. Vabbè, ovviamente Sailor Moon fa il suo million dollar cost averaging come sempre. È andato avanti ha fatto un buy the dip anche i giorni scorsi, ma sì, 100.000 bitcoin e oltre. Scusa Luca, domanda banale, ma cosa intendi per accumulare? Guarda, accumulare vuol dire che ci sono stati degli acquisti e delle detenzioni, cioè accumulazione significa un acquisto per tenere lì in previsione di un movimento rialzista. Quello significa accumulare. Il contrario è distribuire, che invece significa il discorso di andare a vendere proprio in vista di un, come si chiama, un movimento ribassista, ecco. Ma MicroStrategy quanto spendi in percentuale sul fatturato in BTC? Ma il suo fatturato è BTC, probabilmente. Grazie a te, Luca, ho fatto l'in su Atom, ma io vi mangio vivo. Se mi dite queste cose, spero che non sia vero, perché se fate all-in su qualsiasi cosa è un errore, innanzitutto, e poi dovete usare la vostra testa. Allora, io al momento sono abbastanza bullish su Atom, ma fate i bravi e ragionate, perché i miei non sono mai consigli finanziari. Sappiatelo, me lo fate ripetere ogni volta e io lo ripeto ogni volta. Poi, cosa ne pensi di Cielo? Ho intenzione di andare a esaminare anche quella. Adesso sono focus su Algorand in questo periodo, una alla volta, dai, se no divento completamente pazzo. Che grafici usi? TradingView? Sì, uso TradingView, assolutamente. Se fai tutorial di MetaMask, mi piacerebbe sapere se esiste un servizio che cataloga gli indirizzi. Cioè, se devo reinstallare MetaMask, come faccio a reinserire tutti gli indirizzi? Col seed.
Se tu inserisci il SID, cioè ti recuperi i tuoi indirizzi. Io vi dico una cosa riguardo a MetaMask, anzi due cose. La prima, un consiglio spassionato, non create mai un indirizzo direttamente su MetaMask usando quello, perché lato sicurezza non è un granché, ok? È meglio collegare un hardware wallet come il Ledger e utilizzare gli address del Ledger tramite MetaMask, così firmate in offline, no? Firmate sul Ledger e non direttamente da MetaMask. E l'altra cosa, se vi trovate, l'ho già detto tante volte, ma lo ripeto ancora perché continuano questi scam, se vi trovate dei token airdroppati di cui non capite la provenienza e a volte vengono anche valorizzati tanto, cioè non lo so, aprite Trust Wallet, vedete che avete un token nuovo e vi vale 5.000 dollari. La prima cosa che pensate è: wow, lo vado a vendere su PancakeSwap. Non fatelo, mi raccomando, perché ci sono un sacco di token scam il cui unico scopo è: non appena approvate il contract del token, vi prosciuga il wallet, oppure è un buco, vi buca il wallet in qualche modo e vi prosciuga gli altri token. Quindi io ve ne prego. Se trovate dei token sconosciuti di cui non capite la provenienza, non fiondatevi a venderli, perché tra l'altro cioè, vengono valorizzati tanto perché gli scammer che li creano anche un pool apposta su PancakeSwap o su Uniswap per andare come si dice, a dargli un prezzo alto, a invogliare, no, le persone a interagire con quel pool. Non fatelo, davvero, è un rischio gigante, state fermi, piuttosto andate a chiedere in qualche community che ritenete di valore, ecco, comunque state fermi prima di interagire, di approvare smart contract. Poi, SEC, giusto, qui si parla di SEC. Ho visto che Gary Gensler della SEC vuole una regolamentazione un po' più, come si può definire, un po' più aggressiva sul mondo cripto. E tra l'altro Fidelity hanno chiesto un appuntamento privato con la SEC per dirgli: oh, dai, è ora di approvare gli ETF. Sarebbe bello, no? L'approvazione dell'ETF sarebbe un bel catalizzatore bullish, assolutamente. Cosa ne pensi della Golden Cross? Ah, me l'aspettavo questa domanda. Guarda, io ti dico la verità. La Golden Cross, secondo me, è tanto utile quanto la Death Cross. Zero, totalmente inutile. Un indicatore in ritardo che non ha nessun tipo di valore e nessuna utilità. Questa è la mia banalissima opinione. C'è molto, molto di meglio. Dunque, ciao Luca, su Telegram ti ho chiesto di BET come collaterale su Anchor per avere in prestito UST e metterli a rendita. Come lo vedi? Vedi grossi rischi? Allora, ne abbiamo parlato un po' di tempo fa riguardo a BET, perché è un ottimo modo per mettere a rendita Ethereum. Rischi, quali sono i rischi? Allora, il rischio di Lido, perché Lido è lo staking pool che ti trasforma Ether in ST ETH, e poi il rischio legato agli smart contract di Anchor, quello che ti trasforma ST ETH in BET e quello che ti dà il borrowing e il lending su Anchor stesso. Quelli lì sono i rischi. Io li reputo, personale opinione, mi raccomando sempre da prendere con le pinze, per me è un rischio abbastanza basso. Esiste, ma è basso. Questa è la mia personalissima opinione. Poi, conosci Flamingo, DeFi su Neo? No, cioè sì, la conosco per sentito dire, ma non l'ho particolarmente approfondita mai, ecco. Non ho mai avuto tanto tempo di approfondirla. Poi, andiamo avanti. Andiamo avanti. Faresti anche un tutorial su come usare gli hardware wallet per la DeFi, come ci si muove tra le varie chain? Guarda, lo volevo includere in quello su MetaMask per fare un po' di introduzione, perché l'hardware wallet è facile da usare con MetaMask, è più facile di quello che sembra e secondo me è un bel salto di qualità lato sicurezza, perché usare MetaMask nudo espone a tanti rischi. Innanzitutto è tutto online e quindi già quello non è un granché, soprattutto se si usa un PC che usi per fare anche altre cose, ok? Per vedere film in streaming e robe strane. E in seconda battuta, se magari ti si disinstalla, ti salta una cosa e l'altra, devi salvarti anche quel seed, cioè, ti introduce una serie di complicazioni che non lo so, non è il ma MetaMask è un'estensione del browser, quindi affidare a un'estensione del browser la gestione delle chiavi private
non è un granché, quindi io reputo sempre meglio utilizzare un hardware wallet. Chiaro, se poi uno mi dice: guarda, io sto usando 50 euro, l'hardware wallet ne costerebbe di più del mio capitale, allora non ha senso. Ma se inizia a diventare un capitale interessante, sì, insomma, se ne può parlare. Star Atlas, navi, stazioni spaziali, centrali elettriche, hai comprato qualcosa? Sinceramente, no, non ho comprato niente. Sono sincero, vedo un hype galattico per Star Atlas, ma oltre a Star Atlas, guardate, dunque, l'avevo anche condiviso su Telegram un po' di giorni fa. Ci sono un sacco di giochi su blockchain, di blockchain games, in arrivo su Solana. Allora, vediamo se riesco al volo a farvi vedere qualcosina. Solana Gaming, eccolo qua. Questo thread era strabello, perché fa vedere un po' tutti i videogiochi in arrivo su Solana, che è una delle chain, penso è, non era, perché comunque continuano a svilupparci sopra, sono tutti abbastanza in questa direzione. E ci sono, ripeto, un sacco di blockchain games in arrivo, al di là di Star Atlas. C'è questo Aurori Project, Project Seed, insomma. Vi giro anche questo thread che è interessante per scopo conoscitivo, e sono tutti ancora in fase di sviluppo questi giochi, però l'ho trovato un ecosistema interessante, ecco. E non so come sono finito qui, perché sto dicendo questo? Ah sì, perché mi hai chiesto di Star Atlas. No, io non sono ancora dentro, non ho acquistato ancora nulla del genere. Poi l'app su iPhone di MetaMask è più sicura? Siamo lì, ragazzi, siamo lì, è online. Ciò che è online per definizione è meno sicuro, quindi, cioè, io ho sempre dato questo consiglio e sempre lo darò: se si vuole iniziare a fare un po' sul serio con le cripto, un investimento su un hardware wallet vale la pena farlo, perché comunque è più che valido, più che valido. Poi, hai in programma di fare una guida sull'analisi tecnica per chi vuole cominciare ad imparare a leggere o interpretare i grafici? Guarda, in realtà sul mio canale, a parte l'autoscillata, c'è una playlist dedicata all'analisi tecnica. Quindi te la puoi andare a vedere qua. Tac, tac. Eccola qua. Dov'è? L'ho persa. Dov'è? Non c'è più, in realtà. No, non c'è più. Ah no, dovrebbe essere qui: come investire in cripto per principianti. Avevo fatto un sacco di video sull'analisi. Ah no, sì, sono qua dentro. SAR parabolico, RSI, ci sono un po' di varie cose, tra cui il trading, investimento e trading. Sì, forse dovrei categorizzarla un po' meglio, però è qui dentro, ecco, in questa playlist. E poi c'è Trading Consapevole, che invece è dedicato al trading, quindi al risk management, strategia, una cosa un po' più macroscopica dell'analisi dei grafici, ma altrettanto, anzi, più importante. Poi procediamo. Vediamo un po'. Secondo te, appena apriranno le aste su DOT, converrà metterli lì oppure tenerli in staking? Dipende se ti interessa partecipare all'asta, al progetto oppure no. Quale hardware wallet consigli? Guarda, io quello su cui mi trovo meglio per fidelizzazione probabilmente è Ledger. Ho sempre usato quello e utilizzo quello. Si hanno fatto qualche inciampo, tipo il leak di dati, eccetera, però io mi sono sempre trovato bene. Si è già parlato di Solana, altro che, ne abbiamo parlato per un'ora all'inizio, assolutamente sì. Allora, vediamo cos'altro abbiamo. Per favore, puoi analizzare Pond Marlin, è un layer 0. Se ci puoi dire qualcosa, lato tecnico e fondamentali, non lo conoscevo. Cosa ne pensi delle lotterie tipo l'IDO su Parrot? A proposito, l'IDO su Parrot, che alla fine non l'ho più seguita, sono riusciti a farla oppure no? Perché era oggi, era mica oggi, o ieri anche addirittura, aspettate, Parrot, andiamo a vedere. Guarda, quelle lotterie lì avvantaggiano un po' le balene, secondo me. Avvantaggiano un po' le balene perché. Allora, aspettate, volevo vedere se c'era qualche annuncio. Che mi sa che con i problemi che ha avuto Solana. Extended deposito fino a oggi. Ok, GMT più 8, quindi fino a. No, fino a quando? Sì, oggi stasera.
Perché 9 a.m. per noi cos'è? Fino a stanotte a mezzanotte più o meno. Sì, insomma, ci sono un po' di modifiche. In ogni caso, l'IDO di Parrot funziona che c'è una parte dedicata al deposito, una finestra dedicata al deposito dove si depositano USDC e in base al totale degli USDC depositati, il token PRT acquisisce un certo valore, cioè il totale di token da distribuire diviso il totale di USDC, scusate, depositati. Volevo vedere che valore aveva raggiunto, così giusto per curiosità, ma se non ce la faccio in diretta, vabbè, lasciamo stare. IDO Parrot Fi, eccola qua. Vediamo, vediamo, vediamo. Allora, bene, ci sono ancora 7 ore e 25 minuti, 167 milioni, quindi vedete, divisione tra numero totale di token PRT diviso gli USDC contribuiti e fa il prezzo del token che è questo qua. E poi c'è l'asta numero 2 dove si avrà già un prezzo di riferimento, ma ci sono meno token a disposizione. Quindi, cioè, che dire, questo è il funzionamento. Quando finisce il sale period, cioè adesso si può depositare e prelevare. Se c'è il grace period in cui si può solo prelevare, quindi il problema era che una balena potrebbe andare a depositare mezzo miliardo, per dire, 500 milioni, e far credere, no? Quindi il prezzo del token aumenterebbe in maniera spropositata, quindi magari un retail dice, oh no, vabbè, non lo voglio più, si tira indietro, poi alla fine la balena tira via tutta la liquidità e basta, e ci frega. Questa è la cosa che non è che mi faccia impazzire come modello, sono sincero. C'è di molto meglio. Comunque, ve lo volevo condividere. Bene, allora. Dunque, qua c'erano un po' di domande ancora. Per sbaglio, un mio amico ha trasferito da Terra Station gli UST al suo address Terra di Binance. Doveva trasferire i Luna e infatti non sono arrivati gli UST. All'address Terra, vabbè, scrivi al support, te li sbloccano, secondo me. Te li sbloccano perché la chain è la stessa, quindi io penso che non ci siano particolari problemi. Prova a sentire il support e vedrai che insomma, ci metterai un po' magari a sentire il support, però ce la farai sicuramente. Bene, 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 bene. Ad esempio, oltre ad Ethereum e Binance Smart Chain, il Ledger o altri hardware wallet supporta Solana o Polygon, per dirne un paio. Allora, tutto il mondo EVM, quindi Polygon, Phantom, eccetera, 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 è supportato perché utilizzi MetaMask poi come interfaccia. E per il resto, Solana non lo so, mi pare di sì, eh. Non vorrei dire una cacata, ma Phantom si dovrebbe integrare con Ledger, non ci ho mai provato, non lo so. Mi pare di sì, però. Mi pare proprio di sì. Bene, allora adesso è il momento dei grafici, direi, perché siamo a 50 minuti, quindi andiamo ad analizzare un paio di coin. Analizziamo innanzitutto Bitcoin, di cui abbiamo già detto molto, quasi tutto, oserei dire, perché comunque siamo rimasti, no, dicendo che questo range low era una zona di possibile long, perché comunque al momento è il nostro supporto, la zona di liquidità in domanda, per ora ha retto, siamo fuori usciti, vedete, da questa piccola congestione che abbiamo fatto in zona proprio range low, ci stiamo dirigendo verso il range high, quindi adesso sta andando abbastanza da manuale. Vediamo come reagiremo proprio qui, perché qua in base a, insomma, cioè, se arriva un'altra dampata per dire del genere, male. Se andiamo a reagire del tipo che andiamo a rompere anche i 53.000, che adesso è la nostra resistenza principale, allora bene, perché andiamo a rompere le scatole ai massimi. E quindi gli scenari sono sempre quelli. Lo scenario bullish se andiamo a rompere le scatole ai massimi, lo scenario bearish se, cioè bearish in realtà di lower high non è ancora bearish, se andiamo a perdere i 44.000 e andiamo a gravitare qua sotto, e lo scenario di ancora range nel caso in cui rimaniamo qui dentro. Come ci comportiamo? Allora, le possibilità sono che ci vedo di utilizzo di questa zona di low per eventuali posizioni long fin tanto che rimaniamo nel range. Quando lo rompiamo da una parte o dall'altra, se lo rompiamo in basso, io sinceramente starei a guardare dove andiamo a fare il low e in base a quello poi andare a prendere, a ristrutturare un po' la mia strategia e le posizioni. Se al contrario andiamo a rompere a rialzo, anche lì starei a vedere dove andiamo a fare l'high in questo caso, perché in base a, insomma, se facciamo nuovi massimi, se, cioè,
anche lì c'è un po' da vedere. O altrimenti, se andiamo a fare una mossa di questo tipo, a chiudere qua ad esempio, si può utilizzare questa zona anche come entry di una posizione eventualmente speculativa aggressiva, e queste sono un po' le possibilità, ecco, che vedo all'orizzonte su Bitcoin. Poi andiamo a vedere un attimo anche il resto. In particolare, allora, la capitalizzazione totale, perché guardate che è in recupero abbastanza rapido, la capitalizzazione totale era molto più bullish di Bitcoin, aveva toccato già i massimi, guardate, vi ricordate che ne abbiamo parlato un po' di tempo fa, quando ero in ferie ancora, bei tempi, e 2,42 trillion siamo arrivati, e anche qua, vedete, abbiamo fatto il dampone che è andato a pescare dal 38,2 di Fibonacci. Siamo andati a tenere questo livello di supporto che sono i 2 trillion, sono supporti settimanali, vi ricordo, ok? E adesso dobbiamo vedere se andiamo di nuovo a zuccare contro i massimi e magari a romperli, chi lo sa, oppure se procediamo al ribasso. In ogni caso questo quadro è abbastanza bullish a prescindere, perché abbiamo fatto un equal high, e quindi dopo un equal high, se il low comunque non è, se è un equal low facciamo un range gigante, se è un higher low siamo comunque bullish, quindi anche se dovessimo scendere ancora un po' saremmo comunque bullish, se facciamo un lower low allora vabbè è un disastro, perché facciamo un costrutto di top gigantesco, però direi che è un po' presto, no, per fasciarsi la testa. E poi cos'altro possiamo vedere? Beh, direi Solana, andiamo a darci un occhio. Solana ieri ha dampato un pochino, ha dampato dopo il disastro che è accaduto, però neanche tanto a dire la verità, perché comunque non è andata nemmeno a ritestare la prima sacca di liquidità, che è tra 28 e 30 mila, questa zona qua, ok? Quindi per il momento ha tenuto abbastanza botta. Sono curioso di vedere se, beh, questo magari diventa un top con la scusa dell'accaduto di ieri. Di fatto è già molto esteso, quello che mancava era un catalizzatore di sentiment, no? Che vada un attimino a frenare l'entusiasmo, c'è stato probabilmente, e quindi questo potrebbe essere un inizio di ritracciamento. Vediamo, il primo sintomo sarebbe la perdita di questo 28.000, che sarebbe la, come dire, la prima invalidazione della struttura, stiamo a vedere. Ethereum invece, che non ce lo siamo filati minimamente, vediamo dov'è. Phantom, tra l'altro, sta pompando ancora, ma pure Avalanche ha pompato, incredibile. Atom cosa combina? Atom bene anche lui. Tutti i layer 1 sono ancora abbastanza in bolla, eh? Allora, Ethereum Bitcoin, guardatelo, bello lui, bello, perché si comporta sempre bene con i grafici. È andato a fare un retest, per ora, pulito di questa zona. E adesso vediamo, è ancora lì, però le ultime candele non sono malaccio. Quindi vediamo un po' come si va a comportare rispetto a questi massimi, perché se li andiamo a zuccare di nuovo, magari è la volta buona che li andiamo a rompere definitivamente. Questa è un po' la situazione, ok? Quindi abbastanza, direi, bullish, cioè non è ancora proprio da long, a meno di posizioni speculative in questa zona, come dicevamo l'ultima volta, con uno stop abbastanza aggressivo magari, altrimenti se ritraccia ancora l'entry potrebbe essere in quest'altra zona, ok, 0068. E poi, vabbè, finché non andiamo a rompere tutto questo blocco intero, siamo dentro a questo range, quindi non ci vedo tante posizioni particolarmente invitanti lato speculativo, ecco, questo è un po' il discorso. Se l'andiamo a rompere, caspita, se tutto ciò si rivela una grossa accumulazione, non sarebbe affatto male. Ethereum dollaro come si sta comportando? Caspita, ha fatto un bel double top, un equal high, preferisco chiamarlo così. Andiamo a vedere anche on chain, scusate, è l'ultima cosa, però voglio vedere on chain Ethereum anche, per vedere il discorso delle accumulazioni. Allora, vediamo financial, vediamo cosa abbiamo di bello qua. Dunque, volumi. Ah, guardate, c'è un bel dai 3.400 ai 3.500, è la zona maggior volume accumulato nei dintorni, tra i 3.000 e i 4.000, non l'avrei mai detto. 3.400, 3.500, cioè dove siamo ora, cioè oggi praticamente, non me lo sarei mai aspettato.
3.400-3.500, bene sì, 3.426, incredibile. Mentre su un respiro un po' più ampio, cosa abbiamo? Vabbè, 1.300-2.200, buonanotte. Pochi tra i 3.000 e i 3.300, molti di più qua vicino. E beati questi, da 0 a 166 dollari. Beati voi ragazzi, non so che dire. Va bene amici, io spero che abbiate apprezzato un po' questa novità anche dell'on-chain. Cerco di aggiornare sempre un po' il format delle live per seguire quello che vi interessa di più, quello che vi piace di più e basta, questo è un po' quanto. Se avete feedback, come sempre sono aperto a qualsiasi tipo di vostra considerazione. Ringrazio come sempre chi si abbona. Vi ricordo che con Amazon Prime potete farlo gratuitamente collegando l'account Twitch a quello Amazon dal profilo di Amazon, si fa, e è una piccola donazione per me a costo zero per voi, quindi io vi ringrazio sempre di cuore se decidete di farlo. È veramente un piacere per me continuare in questa direzione. Detto questo, io vi saluto, noi ci rivediamo come sempre venerdì alle ore 18:30 sempre sul pezzo, e ci aggiorniamo come sempre su Telegram e sugli altri canali social. Vi aspetto sempre sul pezzo. Buona serata a tutti, ciao.